Ciao a tutti, bentornati sul canale Amo gli Italiani. Scoppia un altro caso che riguarda il Grande Fratello. Per il reality non c'è nulla da fare, scopriamo cosa è accaduto nelle ultime ore. Il Grande Fratello, nel pieno della sua fioritura, torna a far parlare di sé. Anche se gli ascolti non dimostrano un grande successo, a quanto pare la trasmissione sta avendo il suo seguito e questo è testimoniato, soprattutto, dai contenuti che si trovano sul web. Dalle pagine fan club dei vari concorrenti, ai tweet di apprezzamento o di lamentele nei confronti di qualcuno o qualcosa legato al programma, il GF è sulla bocca di tutti. La storia dei reality ci ha insegnato che non occorre mai dare niente per scontato né, tantomeno, fare pronostici che poi vengono stravolti e capovolti dai risvolti inaspettati che ci sono in casa. Sono ancora aperti i casting per cercare nuovi inquilini che diano una scossa alle dinamiche alquanto piatte di questa edizione. Di certo, non mancano litigi e incomprensioni, ma a qualcuno sembra che questo Grande Fratello faccia un po' fatica a partire. Certo è che, Alfonso Signorini e gli autori, per quest'anno, hanno deciso di puntare sulle storie dei concorrenti e non sulla loro fama. Dunque, ancora oggi sono alla ricerca di qualcuno che sia in grado di smuovere gli animi dei ragazzi in casa. Nelle ultime ore, si sta parlando molto dell'incontro tra Paolo Stella e l'autore del reality. I rumors affermano che lui sia stato scartato, mentre il ragazzo dichiara di aver declinato l'offerta degli autori e di Signorini perché già impegnato in altri progetti. Non sappiamo ancora quale sia la verità in merito, ma sappiamo che il Grande Fratello deve preoccuparsi di qualcosa di ben più grave, che sta facendo scoppiare una rivolta. Scopriamo di cosa si tratta. Le rivelazioni shock di un ex concorrente. Sappiamo tutti quanto Pier Silvio Berlusconi e Alfonso Signorini stiano cercando di portare il Grande Fratello su un altro livello, accantonando trash e contenuti poco consoni all'idea di reti Mediaset che l'erede dell'ex premier vuole imporre. Signorini, durante una sua intervista a Verissimo, ha persino confessato di essersi reso conto di aver sbagliato completamente il cast dello scorso. Ma a qualcuno non deve essere andata giù l'affermazione del conduttore e ha deciso di portare a galla dei particolari nascosti. Si tratta di Eleonora Ferruzzi, concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello VIP, che ha dichiarato di recente di essere stata strapagata per fare tutto ciò che le dicevano gli autori. Parole pesanti quelle dell'ex inquilina della casa più spiata d'Italia. Chissà come reagirà Signorini in merito alla questione. Ma, ci chiediamo soprattutto come reagirà quando verrà a conoscenza di ciò che sta accadendo fuori Cinecittà, dove i fan del programma impazzano e il portale dell'assistenza è in tilt. In precedenza, la diretta del Grande Fratello durava 24 ore su 24, ma quest'anno si è optato per farla terminare alle 3 di notte. Scelta che ha creato non poche polemiche tra i fan più appassionati del reality. A quanto pare, però, ora si è addirittura anticipata di un'ora l'interruzione della trasmissione. Per qualsiasi problema o disservizio, si mette a disposizione un centralino che, sicuramente, visto il cambio di programma, starà andando a fuoco per tutte le lamentele dei telespettatori. Chissà se gli autori decideranno di ripristinare quelli che erano gli orari in origine, o se preferiranno andare avanti con la loro decisione e imporre una pausa di qualche ora durante la notte. Staremo a vedere cosa accadrà nei prossimi giorni. Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra? Ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità. Arrivederci, ci vediamo al prossimo video.